Grazie un attimo, grazie. Allora, prima cosa, un ben ritrovati ai concorrenti e un benvenuto ai nuovi spettatori che sono venuti a farci compagnia oggi, grazie. Allora, incominciamo la prima competizione di oggi, si tratta del salto in alto. Ascolta, chiederei un applauso. Bravo Thomas. Attenzione! Possiamo partire? Possiamo partire? Diamo inizio alle competizioni della seconda serie delle mini Olimpiadi 89 dell'oratorio di Serina. Vai Thomas! Salta! Ai 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 ai! È stato troppo veloce. Attenzione a far rifare i freni che non funzionano, eh? Secondo tentativo. Thomas, devi saltare, non devi andare là diritto. Salta così. Peccato, mi dispiace. Non passa la qualificazione. Concorrente del Madagascar, Carrara Lucia, un applauso per favore. Attenzione, possiamo partire? Bene, avanti. Salta, saltato, con un po' di astuzia, ma ha saltato. Facciamo proprio un applauso perfetto. Siamo con la squadra d'Ungheria, dietro la squadra qua. Siamo di Tele Picciotto International, il nostro cameraman, Picciotto 1. Dimmi Ciotto. Volevamo sapere le sue impressioni su questa manifestazione agonistica. Questa amministrazione. Sì. Anche il caposquadra del Ungheria è un po' intimidito dalla telecamera. Comunque complimenti, auguri, speriamo che vinca il migliore. Vediamo il 39 e nulla, non dispiace nulla, deve rifare. Perché ha superato la riga. Bravissimo, attenzione alla testa, è là davanti. Si è mangiato un po' di terra. Dai che ti fa bene, è tutta naturale. Banane coloranti e conservanti. Mi dicono dalla direzione del Quintan Sequeur. La squadra andrà molto in avanti, andrà molto indietro. Infatti vinceremo questa gara, la prima. Anche le altre. Cercheremo di vincere la Coppa. Ho capito, benissimo. La Coppa perdente. Comunque pagando una tangente si vince tutto. Facciamo anche un applauso, anche se non ci sentono, ai papà che ci sono sul percorso. Un bel applauso. E poi, non per finire, ma per iniziare bene questa competizione, la maratona della terza e quarta elementare, un applauso a questi mini atleti che si cimenteranno in un grande percorso. Mi raccomando amici, fate bella figura. Palestra Manuel, che si è imposto anche sul salto in alto, si impone anche in questa edizione della maratona per le classi terza e quarta elementare. Ha seguito il numero 86, poi il numero 18, Fabrizio, nostro Fabrizio. Ha capito il gol. Allora, come va la squadra? Bene. Il vostro punto più forte qual è? Dico tutto, la vostra disciplina più forte, decide più forte? Ho fatto le gare, siamo arrivati. Cioè, a quella di oggi, diciamo? La velocità. La velocità, benissimo, abbiamo finito.